politica, economia, tematiche amministrative nel nostro telegiornale, ma anche iniziative culturali e più distensive, come quella che verrà aperta a Maleo in provincia di Lodi il prossimo venerdì 14 giugno. Si chiama Arte Vino, inutile precisare di che cosa si tratta. Sentiamo l'intervista. Consigliere Pietro Foroni, oggi si presenta una manifestazione a cui lei è molto legato. Sì, una manifestazione, la nona edizione di Arte Vino, una manifestazione che è nata con il mio mandato come sindaco di Maleo, una manifestazione molto caratteristica di livello regionale che si distingue su due livelli, come sono i due livelli della Villa Trecchi dove si svolge a Maleo. Il primo piano è una mostra d'arte, nelle cantine della Villa Trecchi oltre 220 etichette di vini nazionali e anche estere, soprattutto francesi, di degustazione. Insomma, un po' una nicchia, l'arte abbinata al vino, come ho detto, etichette di grandissima eccellenza. D'altronde Maleo ha una grandissima tradizione a livello di ristoranti, a livello enogastronomico, con ristoranti che negli anni scorsi sono stati a livello mondiale, hanno primeggiato a livello mondiale, ma andiamo avanti con questa caratteristica manifestazione che entrerà anche nel palinsesto di Expo 2015. Alla sera il tutto condito con ottimi intervalli musicali e chiaramente, oltre al vino, alla degustazione di vino, ci sono i cuochi amatoriali di Maleo che offriranno da mangiare risotti o pasta asciutte, oltre alla degustazione anche di prodotti tipici del nostro territorio. Dunque, la provincia di Lodi ancora una volta si dimostra viva, molto vivace in tutte queste iniziative. Ma noi partiamo da un dato caratteristico, cioè nel senso che noi per guardare avanti non possiamo anche partire dalle nostre basi, dal nostro DNA, non possiamo inseguire altri miti, altre realtà. Siamo orgogliosi di quello che siamo, dobbiamo saper valorizzare quello che abbiamo, perché valorizzando quello che abbiamo, qualcosa di unico, di caratteristico, non migliore rispetto ad altri, diverso. E quindi sulla nostra diversità dobbiamo attirare turismo, attirare attenzione, attirare gente. Siamo un territorio agricolo, fatto di produzione agricola di grande eccellenza, non possiamo certamente pensare di seguire il mito milanese. Siamo un'altra cosa, puntiamo su quello che siamo. Come nasce questa idea di unire il vino all'arte? Nasce perché la Villa Trecchi è una splendida cornice e si abbina benissimo a iniziative di tipo artistico, mostre di tipo artistico. Quando sono stato eletto sindaco nel 2004, ho fatto una visita alle cantine di questa villa, splendida cornice, erano purtroppo ridotte male. Siamo intervenuti e è nata subito l'idea di abbinare, come un'intuizione, davanti a un bicchiere di vino apposta, un'intuizione, l'arte con il vino. Ripeto, vino di grande qualità. Siamo stati sia l'anno scorso che quest'anno al Vinitaly, a Verona, a presentare questa manifestazione. Siamo una nicchia, penso, unica come etichette di vino presentate a livello lombardo. Sindaco Maggi, sindaco entrante di Maleo, un sindaco orgoglioso per una manifestazione davvero interessante. Effettivamente ha usato un termine esatto, orgoglioso, perché siamo orgogliosi che siamo partiti quasi in sordina e la manifestazione sta ottenendo un grande successo a livello oltre regionale. La manifestazione inizierà venerdì prossimo e durerà per due weekend. Nelle serate ci sono attrazioni, varie degustazioni e in più avremo la possibilità di vedere quest'anno delle opere stupende del pittore Luigi Brambati, del nostro territorio, che ha sempre vissuto in quel di Milano, ma che comunque è un artista molto molto valido e siamo soddisfatti. Una manifestazione particolare in una cornice di una villa bellissima, si uniscono arte e vino, un connubio davvero particolare. Sì, ma questo noto che succede di frequente sul territorio proprio perché tutte le nostre province, tutti i nostri comuni hanno una tradizione che va dall'arte in senso stretto, diciamo, ma anche una tradizione enogastronomica invidiabile di tutto rispetto. Quindi quando si riesce a unire i settori, infatti ne parlavo proprio poco fa con l'assessore Fava che doveva essere presente, purtroppo è dovuto scappare per motivi istituzionali. Bisogna unire le energie anche tra più assessorati, anche in vista ovviamente di Expo 2015, e quindi benvengano anche queste iniziative che coniugano l'arte, ogni forma diciamo d'arte, cultura e anche un patrimonio gastronomico di tutto rispetto.